Ha quasi sicuro il tasto per switchare DPI quando mira quando builda. Secondo me usa i DPI. Secondo me, invece, usa più DPI, ma perché è più famoso. Sto qua usa le macro, è impossibile che sia così bravo. Avrà la sensibilità 1000. Invece no, ragazzi, invece no. Finalmente sono riuscito a trovare un video in cui mostra la mano, ma soprattutto i comandi. No, in realtà i comandi no, perché non si capisce. Cazzo, essendo russo, non ci ho capito niente. Comunque, iniziamo con le presentazioni. Io sono Diego e lui è Gino. Lui è Gino l'abusivo. Ciao, saluta. E Gigi non c'è, raga. Gigi è andato in vacanza. Succede, succede. Devo andare dalla parrucchiera. È un mese che non mi vede. E questi sono i risultati, vero Gino? Te invece? Non ci vai mai. Lui non ci va mai da parrucchiera perché non gli crescono i capelli. Beato lui, eh. Però i peli del culo. Naturalmente, nel mio video precedente, tutti i pro player. Che ci vuole a mettere 10.000 DPI e giocare? Dai, provaci, inviami il video e fammi vedere se ci capisci qualcosa. Mentre lui gioca con 800 DPI e 0,8, 0,11 oppure 0,11, 0,8, non lo so, ma lo vedremo insieme. E comunque un'altra cosa, io già lo sapevo perché. Perché ho visto una sua live e a parte il 20% dei commenti russi che non capivo niente, c'era l'80% di spam. Che sensibilità usi? Che sensibilità utilizzi? E qua e là con il Nightbot, che si chiama Nightbot, però il bot è quello che vi spamma queste cose, queste informazioni, impazzito. Perché tipo 20.000 persone a chiedere solo questa cosa era 800 DPI con, ok, 0,8, 0,11. Anche se non ci credevo sinceramente, perché è impossibile, tutti noi, cioè tutti noi, pensavamo che lui, con una sensibilità alta, facesse tipo uno scroll e tipo girava come i Beyblade. Invece no, come vedremo adesso dal video tutti insieme. A parte potevo accendere la luce perché non si capisce molto, però c'è la lucetta del mouse, bene o male, si capisce qualcosa. E non ci sto capendo manco di quello che sto dicendo. Lui fa tipo movimenti continui. Avete presente quando qualcuno, cioè un po' tutti, cioè insieme, insieme no, meglio di no. Comunque è andato in bagno e fa del movimento, così l'ho beccato pure lui una volta e faceva tipo che scena brutta, non mi fa ricordare. Fatto sta, lui lo fa verso di qua, quindi probabilmente si è allenato molto a picco. Guardiamolo. Lui continua a fare i 360, lui è il mio player preferito, gioca con i 4 terzi. Guardate la mano, raga. Secondo me, a parer mio, lui cambia scrivania ogni mese, ogni settimana, perché, raga, a forza deve fare così, scava. Cioè, la scrivania gli si crea il buco, prima o poi si ritrova per terra col mouse, così sotto il pavimento, e fa, ma che cazzo, devo cambiare scrivania, per forza. Comunque, guardate, raga. Guardate la mano, raga, mano 5, come lo possiamo rinominare? 5 skill, mano lesta, mano. Lo chiamerò 5. Non lo so. Non lo so, ragazzi, ditemi un nome figo. Ditemi un nome figo nei commenti. E queste sono le impostazioni. Naturalmente, io capisco il russo. No, veramente gioca con. No, ragazzi, scusate un attimo. Veramente gioca con tutto. Fammi vedere. Non andava avanti. Raga, gioca. Perché gioca con distanza vicino? Cioè, gioca con tutto. E che da lontano non ci vede. In effetti, non gli serve molto la distanza vicino, visto che pusha e sta sempre a 2 cm e spara. Però, cacchio, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Vediamolo insieme. 11.08, raga. Sì, ma faccela vedere un po' di più, frate. I tasti non ci capisco un cazzo. Questa, invece, è la schermata della sensibilità 0.11, 0.8. Praticamente con 800 di DPI è una sensibilità poco più alta della media, ma molto meno di quello che immaginavamo tutti. Ma soprattutto qua vedo un bel 71 di ping. Quindi, frate, questo è un mio collega. Lo amo anche per questo, perché gioca con il ping. Facile giocare con 20, 31, vero Regens, vero Power. Raga, 71 è tanta roba. Poi, naturalmente, qua vedremo una cosa che capiremo tutti. È tutto, vedete raga? Questo sicuramente è scala, pavimento. No, no, in realtà non lo so. Questo probabilmente è arma 1, arma 2, arma 3. Quindi è slot, arma oppure arma slot. È russo, raga. Non posso decifrarlo. Che cazzo? Qualche russo che capisce? Sicuramente nei commenti ci sarà. E questo era il Summer Scrimmage. E raga, l'abbiamo già visto. C'aveva 12 kill nel torneo, poi ne ha avuto uno Mammanshi, una Shamanshi con 22. Ed era un mostro. Guardate, guardate, sale e spara, tipo. Colpi e fuggi? Colpi e fuggi, tiro il sasso e nascondo la mano. E boom! E vince così, ragazzi. Non avevo visto questa clip, sono contento di mostrarvi. Invece, queste sono altre clip delle sue live. E probabilmente ve l'ho già fatta anche vedere io, quindi, fratello. Sì, mi sa che ve l'ho fatta vedere questa. Qua mette la scala, se non sbaglio. Sì, questa l'ho fatta vedere, raga, vedete? Poi la cosa bella è che io questa l'ho presa. Questo l'avrò presa da me? Raga, questo l'avrò presa da me? Perché io l'ho presa proprio da Twitch. Cioè, ho registrato con Nvidia Shadowplay una sua live. Attenzione! Fortnite Addiction! Io te copio il video. Oh, cazzo.